Garage Band. Musica buona, nostrana, da gustare solo su Radio Base, naturalmente. Garage Band. Benvenuti, benvenuti a Garage Band. Siamo di nuovo al Nix Nox per un nuovo appuntamento di Garage Band. Garage Band ha la possibilità a cantautori e a band con un progetto di farsi conoscere meglio, oltre che nei locali, anche sui social network. Oggi ho una band forte, perché loro fanno un genere forte, blues, e loro sono il Blues Snatch. Ciao. The Blues Snatch. Ciao, ciao, ciao Simone. Ciao, il tastierista. Io sono Mattia. Io sono Mattia e lui è Samuele. Voi venite da un sacco di serate live, no? Sì, noi adesso siamo in attivo con un bel po' di live perché stiamo presentando appunto il disco. Il disco che lo faccio vedere. Che possiamo far vedere. Che si chiama Women, Roses and Rings. Che sul disco è raffigurato il terzo elemento che non c'è, l'avete mandato? Il terzo elemento questa sera è a suonare con una situazione, sì, con una collaborazione, una data fissata da tempo. E lui si chiama? Enrico Truzzi. Allora lo salutiamo, che è il batterista. È il batterista e percussionista della situazione. Bene, e questo disco quando l'avete partorito? Fisicamente a febbraio, febbraio 2000 dell'anno 13. Scorso, quindi 2013. Siamo rimasti nel 2013. Sì. E, poi è uscito ufficialmente sui formato multimediale a giugno, il 21 sì. Giugno, mentre fisicamente nei negozi, negli store online si può acquistare su iTunes, si può acquistare, esatto, su iTunes e su tutti gli altri canali multimediali, sì. O direttamente dal sito, anche su Amazon se preferite. Ecco, il vostro sito fisico. Lo ricordiamo che è www.rocketmanrecords.com. Ridiciamolo più piano perché non abbiamo capito. www.rocketmanrecords.com. Okay, cioè, quindi non c'entra niente. The Blues Snatch, ovviamente. Ah, okay. Sulla pagina poi vedrete il nome del Blues oltre Snatch. Su Facebook, potete eccetera. Trovarci poi su Facebook e effettivamente se date un'occhiata alla pagina poi potete ascoltarvi i brani, guardarvi i video, magari mettere anche mi piace che non fa mai ecco, male. Magari sì. Spieghiamo anche il vostro genere, no? Perché non è il classico cantautorale italiano, no? Assolutamente no. No, beh, c'è molto di italiano, c'è una vena italiana ovviamente che riguarda la parte un po' più colta della musica, quindi quella jazz e swing. Sì. E, le influenze però nascono dal rock and roll, dal rockabilly, dal rhythm and blues, dallo stomp, dal jump blues, quindi tutta quella branca diciamo degli anni 50, anni 40-50 italo-americana e cantato però in inglese. Fate anche dei club stile americani, cioè adesso con le tende, no? Come... Vi piace quei posti un po' bui? Sì, facciamo dei club, collaboriamo con una compagnia anche di Milano di burlesque, quindi siamo abbastanza in tema, esatto, in quella situazione. Come si sviluppa il live, il vostro live? Allora, il nostro live è fondamentalmente si divide in tre parti. Una parte è dedicata esclusivamente a chi vuole ascoltare un po' di musica, un po' di rock and roll a livello amatoriale. Sì. E quindi può ascoltare sia... soprattutto i brani nostri originali. Non lo faccio vedere così. Esatto, soprattutto i brani originali. Pubblicità progresso, guarda, mi metto così. E una parte, esatto. Dicevo, nella serata uno può ascoltare i brani originali, la gran parte di rock and roll, appunto, e swing, sì. E delle cover che vanno da Elvis, Jim Vincent, Count Basie, Buddy Holly, Duke Ellington, tutto riarrangiato in versione un po' rock and roll, un po' sì. Rhythm and blues. Poi invece c'è anche una parte dedicata a chi effettivamente è un amante della musica e quindi può ascoltarsi dei brani un attimino più complessi, di jump blues, di swing, di popcorn, un attimino più impegnati e quindi sentire delle sonorità anche diverse. Poi c'è la parte dedicata a chi ovviamente ascolta la musica e riesce a interagire con i musicisti, riesce a capire la musica anche senza andare davanti alla partitura e quindi... è la parte diciamo un attimino più colta e più dedicata agli esperti del settore. Questo viene mescolato durante la serata, quindi durante una serata una persona che guarda il live dall'inizio alla fine può assistere a vari momenti, a vari brani che spaziano totalmente dal jazz sì. Alla rock and roll, quindi magari si becca prima un brano jazz che può essere Goodbye appunto di Count Basie e poi ascoltarsi un nostro brano in versione rock and roll.
Invece il tastierista da dove proviene? Nel senso che anche tu hai ritmi così blues o provieni da altre scuole? Allora, beh, io provengo sì, cioè, da altri... Il vostro incontro, ecco, anche parliamo. Infatti, sì, appunto Mattia mi ha coinvolto in questo progetto da ormai un anno e mezzo, direi. Sì. Noi ci conoscevamo già a livello musicale, insomma, anche personale, però non avevamo mai suonato, insieme. Sì. E sì, la mia provenienza è leggermente diversa, ho fatto cose diverse anche nel funky, ho collaborato con artisti anche americani, che Foster Jackson o così, e diverse attività tra anche comunque legate alla musica afroamericana comunque, cioè, quindi la mia origine, la mia provenienza è quella, insomma. E è stato un incontro, è un incontro che va man mano sviluppandosi. Dove, anche dove musicalmente vi siete incontrati? Beh, noi, beh sì, Alfabeta Musica. Ah, avete, voi insegnate o insegnate lì? No, diciamolo, perché facciamo questa pubblicità sempre. Esatto, insieme insegniamo all'Accademia di Musica Moderna di Verona, nella sede di Bussolengo, io, anche tu Bussolengo, no? Anche. E io insegno anche a... Siete anche insegnanti, oltre che musicisti. Sì, a Mantova, io all'Alfabeta Musica... e consonanze qua a Mantova. Siamo entrambi appunto insegnanti, ci siamo conosciuti nella quella che era una volta l'Alfabeta Musica, che adesso è consonanze musicale, giusto? Alfabeta Musica, consonanze musicale qua di Mantova. E da lì avete 15 avete... anni fa se ci siamo conosciuti, poi abbiamo suonato. Però poi il progetto, insieme, è, partito, insomma, però il progetto è fresco da un anno. Le canzoni chi mezzo. Le scrive? Cioè chi ha scritto questo disco? Allora, i testi e le musiche li ho scritti io. Sì. Gli arrangiamenti poi li abbiamo fatti tutti insieme. Era bellissima questa sera. E gli arrangiamenti poi li abbiamo fatti insieme, quindi per quanto riguarda i cori, tutte le armonizzazioni, la parte armonica l'abbiamo poi studiata, elaborata insieme io e Samuele. C'è qualche pezzo che ti rappresenta di più nel disco? Oppure... Ah, guarda, i testi sono tutte esperienze personali, parlano tutte di esperienze. Magari traducile perché sono tutte in inglese, quindi insomma magari... Il brano più rappresentativo è Night of 1000 Years, che è una ballad sì. Jazz swing. Cosa parla? La notte di mille anni. Parla di una... di una sera in cui ovviamente sotto poi gli influssi di alcol e di situazioni, diciamo, okay, alcol, ovviamente c'è questa persona che si ritrova sola in un locale, quel locale che si sveglia, questa persona può essere io, si sveglia in un locale che ormai è chiuso la mattina. Col vomito a fianco magari? No, quello no. No. E ripensa a varie situazioni che sono capitate poi in quel posto, fa un attimo un esame di coscienza e si ritrova in mezzo a un... Cioè l'esame di coscienza se lo fa perché era pieno come un uomo. Sì, si chiede come mai e poi è capitata questa cosa. E questo lo porta poi a delle evoluzioni nella propria vita un attimino diverse, diventa, sempre in positivo. Diventa serio, insomma, diventa una... Sì, diventa una personcina un pochino più a modo e contando tutti i bicchieri per... Pesce delle pecorelle per addormentarsi. Beh, quello insomma serve, no? E questo è un brano molto rappresentativo. Poi, beh, al di là adesso dello scherzo così, da leggere tra le righe ci sono insomma delle situazioni appunto che parlano di stato poi sociale, personale, sentimentale, affettivo, cose di questo. Sì. Questo è uscito un anno fa, giusto? È uscito ufficialmente il 21 settembre 2013. Avete intenzione di farne un altro presto? Sicuramente sì. Abbiamo già 5-6 brani nuovi già. Siamo già a che buon punto, facciamo già durante le serate. Sì, esatto. Sì. Bene. E in più è uscito un singolo a Natale con un brano di Mariah Carey, però arrangiato sempre da noi, una versione di Natale. Mai sentito del brano? All I Want for Christmas Is You. Ed è un singolo che abbiamo fatto, abbiamo suonato interamente noi con poi amici che sono intervenuti, sì. Musicisti che fanno parte dell'etichetta sempre Rocketman Records. E invece la vostra prima band qual è stata? Vabbè, per me gli Sweet Jane. Ah, ok. Qua di Matto sono stati gli Sweet Jane che allora con Matteo. Matteo Giovannone, Cristian Franzoni, Marco Vicario e Damiano Pizzolato. Poi? E dopo sono entrato in un'altra band. Cioè, quante band avete costruito prima di arrivare a Blue Snatch? Costruito mie personalmente mie, con cui poi ho registrato un 3, direi. Beh, insomma, dai, non sono, sì, neanche tante, no?
poi con collaborazioni varie con altri gruppi, insomma una cinquantina. Vabbè, io ho avuto le prime band, visto che siamo a Mantova, era, suonavo nelle cover band al Charlie, quindi tipo che mi ricordo... grande locale storico di Mantova, che esatto. Non c'è, proprio non, quando si dice non c'è più, non c'è più. L'hanno, penso che l'hanno esatto, proprio raso. Raso il suono. Che triste. Quando... abbastanza, si stava bene, era un bel posto. Sì, era un bel posto dove si stava bene. Esatto. E... niente, quindi band del genere, poi io collaboro tuttora e da diversi anni con Cic Turin, altro musicista mantovano, e quindi nella sua band, e poi varie collaborazioni insomma di vario tipo, con General Funk, con il quale ho registrato un disco, più funk eccetera, beh insomma, ma varie cose. Ma si cerca di tirare avanti insomma, comunque nel settore artistico, sì, di postare un po' di qua di là, insomma, oltre il vostro percorso. Assolutamente. No? Certo. Bene, allora non ci resta che ascoltarvi dal vivo, no? Vediamo come sono... Sì, no, no, dimmi. Se vogliamo aprirlo un attimo. Certo, ti lascio questo onore, guarda. Se vogliamo... Ti faccio da asta, guarda, tu... Esatto, sì, lo fanno tutti aprire sempre a me perché sei un chitarrista, sei l'unghia quella sana, quella sai, quelle... sanno di questa cosa un pochino più no, ma il vero chitarrista si denota dalla lunghia quella del mignolo, quella è, perché quella è essenziale, coltellino svizzero che è multifunzione, quella è. Alla MacGyver. Ci tenevo, visto che poi vai un attimino a far vedere, sì. Ah. Il simil vinile. Ma ragazzi, come è stato realizzato, invito qua a, se vuoi sentire anche perché. Dove? Sopra. Sì. Sì, ci tenevo a dire che È un prodotto fatto bene. È insomma. Un prodotto diverso in che senso? Allora, è registrato completamente in analogico. Che cosa significa? Senza l'utilizzo di computer. È stato registrato live in un'intera giornata. Dei due brani ci sono Buona la prima. Uno diceva, beh, allora cazzo fa schifo, no, non è così, cioè è stato curato prima, però ci tenevamo a fare un'esibizione live alla vecchia, quindi in stile anni, dagli anni 50, anni 70. E la qualità che sentite è interamente analogica, è stato registrato prima su nastro e il master è stato fatto poi su Revox da mezzo pollice. Poi il formato è stato mixato traccia per traccia, quindi senza utilizzo di computer. Ovviamente il prodotto finale, per essere poi passato su CD, è dovuto entrare in un computer. Ma quello che si dice interamente analogico, registrato con microfoni d'epoca, interamente a valvole o condensatore. È bellissimo quello che dici, però sembra la presentazione, sai, delle pentole quando vai, non so, nelle... No, tanto c'è sempre qualcuno che ascolta che queste cose le sai, ci tenevo a dirle, no, perché fatto, insomma, siamo fieri di questa cosa. Questo è... No, anche perché ormai la gente fa le cose così al volo, tanto per... Quindi quando... È stato registrato a Milano, negli studi di Rocketman Records. Esatto, mancava questo piccolo particolare di... E ci tenevo a far vedere poi il retro di copertina, che è stato interamente disegnato a mano da Denise Conte, che è una tatuatrice. Insomma, è quindi, quella che ci fornisce... Dire, oltre alla musica di qualità c'è anche... Vale la pena acquistarlo. Fisicamente è una cosa bella. Acquistatelo, poi... Se poi apriamo anche dentro c'è anche il mini poster. Adesso mi fate lavorare tantissimo. Ah no, il mini poster, il però mini poster, scopritelo comprandolo, perché non è che c'è, non sono delle figure che puoi vedere anche in, non so, mezzi abusi. C'è la sorpresa, però c'è anche un poster, non vi diciamo in che posizioni sono, insomma, queste in che stato sono, perché insomma magari fatta d'estate, no, così buona all'immaginazione di questa cosa. Quindi diciamo che ora è giunto il momento di ascoltarvi, esatto, dal vivo, vediamo come sono i Blues, The Blues Snatch. The Blues Snatch. Tra poco qui a Garage Band.